Attenzione. Ok. È piccolina. Ma è dolcissima. La posso dire quanto la Ma stava in strada, sta in strada sì, così. Sta in strada, mi diamo noi da mangiare così, ma non so. Che dobbiamo sì. fare l'altro? Da quanti giorni signore qui? Da una decina di giorni. Ma sempre in questa strada? Sempre in questa zona, va giù, va su. Al rischio di essere. Ma è un idrobo, questo era 4 kg. Ma secondo me non è nemmeno grande di età. Ma sicuro no, che. Ha lasso 3 anni. Sicuro che è abbandonata. Sicuramente. Guarda, avevo panico da lì, eccolo qua. Che la giorno ci sono gli interventi di 100 euro. Che l'hanno investito e che hanno scoperto la mia. Ma questa faceva ma la in stessa strada, fine. Poi quando sono così piccolo. No, lui esce e va a trovare gli altri. Che dobbiamo fare? Andiamo per grazia e troviamo giustizia che è. Guarda, sembra allora, incredibile. Noi no, stavamo scendendo dallo stallo dove abbiamo portato 4 cuccioli adesso e abbiamo visto un cagnolino che la signora cercava di aiutare perché è in questa strada bruttissima dove è a rischio di essere investito. E quindi abbiamo deciso di prenderla. Siamo stanchi, sì. Ne abbiamo tanti. Queste sono le nostre vacanze. Ma come fai a non prenderla? Che alternativa c'è? Anche perché la signora ci ha riconosciuti, però noi quando abbiamo visto la signora che cercava di aiutarla ci siamo fermati subito, abbiamo domandato sì, ma certo, signora c'è bisogno di qualcosa. La risposta è stata sì. E vuol dire che era il suo giorno fortunato. Che peccato, lo lasciamo qua. Certo, in mezzo alla strada, guarda. No, dico, lo lasciamo qua. O come dicono sempre, rubiamo i cani da. Non rubiamo i cani comuni. E questo. No, per favore. Ma avevate chiamato qualcuno per venire? Cioè, avete no, perché fatto... non sapevo proprio chi chiamare. Avete fatto appelli? Sì, okay. Sì, mi avevano fatto pure alcuni nomi di alcune persone che il cane è suo di qua. Ho chiesto, mi hanno detto di no. Va bene, noi ora controlliamo se hai il tuo amore, cioè, ma guarda che appoggio, ma guarda che ma sai quanta paura. Una femminuccia, chissà, sicuramente viveva in casa perché secondo me sì, perché era pulita e docile, voglio dire, non penso che va bene, noi all'improvviso. Sì. È 10 giorni che è qua, quindi se qualcuno la voleva avete fatto appelli, sì, la cercava, l'avrebbe vista. Ma comunque quando noi li mettiamo sulla pagina, la nostra pagina è molto seguita, quindi il primo appello è chi la riconosce, non è che se diciamo chi la riconosce, se qualcuno sì. la riconosce ovviamente si faccia avanti, perché senza microchip noi il padrone non possiamo individuarlo. E questo succede sempre, qui non ci sono cani con i microchip, altrimenti sarebbe troppo semplice trovare e risalire al proprietario. E anche opportunamente non tanto, tra l'altro, per aver lasciato questo cane in strada. Sì, però ora ci mettiamo i paraocchi con i cavalli e andiamo dritti. Ma non lo facciamo, non, si riesce non a farlo. Ce la facciamo, signore. Guardate, sono dalle due che siamo stati a sofferlinando sotto il sole, sotto il caldo. E non abbiamo neanche finito il recupero ancora. Non abbiamo finito il recupero, abbiamo recuperato 4 cucciolotti. Ma dobbiamo ancora recuperare la mamma e la mamma. Non siamo riusciti a prendere. Ma erano in condizioni disperate. Sì, disperate davvero. Che, quindi, ma lo vedi come si appoggia, mio amore, quindi, ha bisogno di coccole. Come l'avete chiamata? No, non l'ho detto. E come la chiamiamo? Vedete, è stata fortunata. Quindi ce la portiamo noi. Ciao, Giorgio. No, Giorgio. No, al più presto. Dai, no, sì, okay. Ma penso famiglia. Che lei avrà buone possibilità. Sì, perché è un con i piedi piccoli. Ehi. Ok. Sì. Grazie. Grazie.